Signore e signori, tutti voi all'ascolto, buongiorno. Oggi è il 10 di agosto del 2024, siamo alla Kulturpalast di Dresda per il mega event Lesen, Lion, Logen. Qui dietro c'è Signal, la rana. Colore rosso? Come? Non è rosso quello lì. Ah, sai. Sì. Pianoro, boh. Sono di pianoro, eh? Qui c'è la sezione dei libri italiani, vorrei far notare le barzellette. Ne abbiamo una. Ma ne abbiamo lette due, ma... Ah no, questi sono tutti dei Sprichwörter. Sei interessato ai libri di arte? No, non sono arte, guarda, c'è George Clooney. Sono libri su... Le biografie di questi attori. C'è anche Walt Disney. Sì, alcuni possono essere interessanti, ma altri. Qui sul tetto, cioè in realtà non è il tetto, perché il tetto è ancora più sopra, però insomma sulla terrazza, diciamo, della biblioteca, che non è proprio solo una biblioteca, perché qui è molto più di una biblioteca. Adesso magari vi facciamo vedere un po' di cose. Ci sono anche gli alveari con le api, dove hanno messo anche fiori e piante per le api, tra cui anche noto dei pomodori. Ci sono anche diverse di queste postazioni, sono le Sonic Chair, che penso che servano per ascoltare roba. Oppure per mettersi qui comodamente appollaiati a guardare il panorama. Noi al momento siamo qui da qualche parte. Casa è lì. Qui c'è praticamente un cinema dove si possono guardare film. E qui ci sono tutti Blu-ray e DVD. Appena detto Claudio che vuole fare questo, l'hai detto. Sto scherzando. Già tanto se faccio questo. Ma vabbè, già quello, scusa. Guten. Sono anche libri che potrebbero essere interessanti. C'è anche Cipe Cioccoli. Ci sono anche una marea di CD, di dischi anche, LP. E una cosa molto figa è che si possono anche prendere in prestito gli strumenti musicali, si possono anche suonare qui con le cuffie, ci sono anche i pianoforti da suonare. Sì. E poi altra cosa fighissima, si possono prendere in prestito anche tutte queste cose, cioè questi sono stampi per dolci. C'è anche quella cosa che fa con le etichette. C'è quella cosa che fa. C'è di tutto, c'è. Ball pompe. C'è quella cosa là che fa i buchi per i bottoni, c'è tutte queste cose. Si possono. Sì! Sono tutte cose.
le racchette da ping pong, il soldatore per i circuiti elettrici. Di giochi, anche robe sportive, cose di questo tipo, se non te le vuoi comprare, puoi sempre venire a prendere. Il telescopio. C'è anche questo coso che serve per andare a recuperare le cose in alto, cioè costerebbe 204 euro, facciamocene, cioè rendiamoci conto. E poi c'è la sezione giovani, Junge. Ma che giovani! Che è la preferita di qualcuno. No, non è per solo per i giovani. Dove ci sono videogiochi di ogni tipo e per ogni piattaforma. Pure PlayStation 5. Con anche tutti i libri. Con tutti i libri. Bello. C'è anche la Switch, Wii U. Inoltre ci sono anche le postazioni per giocare, cioè c'è anche la PS5 che puoi venire qui e giocare. Ci sono anche i giochi da tavolo. Qui un sacco di cose in vendita. Oggi qui, oltre al mega del geocaching, c'è anche, sembra una gara in bici, pensiamo, abbiamo visto ieri stavano già allestendo, da notare il gonfiabile fatto con ai lati delle bottiglie di birra, perché qui è così. Allora, noi dovevamo andare dall'altro lato della piazza, ma siamo bloccati qui perché sta passando la gara e tra un po' passeranno. Ah no, stanno correndo, guarda. Posso dire che non sembrano per niente donne. Però hai visto che avevano scritto triathlon, vuol dire che fanno corsa, bicicletta e nuoto. Spero non nuotino nel fiume. Così sarà sempre più pulita della Senna. Cose bizzarre che succedono facendo geocaching. Allora eravamo là da che in teoria dovevamo trovare un fossile in un muro e capire che fossile fosse. Il fatto sta che stavo lì a cercare questo fossile che non abbiamo più trovato alla fine, e una signora anziana dall'altro lato della strada, seduta su una sedia, ha cominciato a dirci che quello che cercavamo, a lui poi tra l'altro, che quello che trovavamo era sotto. Ora, effettivamente poco più avanti, sotto una rampa c'era una checca, ma il problema è che è il final di qualcosa, cioè una multi, una mystery, non lo so. Io non ho risolto, quindi non so che cosa sia. Non c'era il codice scritto sopra, quindi non posso neanche inventare, cioè andare al... perché io l'ho firmata, perché sennò la signora ci rimaneva male. Però non so che cos'è. Vabbè. C'è questa strana bici di gruppo che ognuno pedala per i cavoli suoi e quello che sta seduto lì guida. Curioso. Ce ne sono tante in realtà che si possono noleggiare, immagino. Grazie.
per non farci mancare niente, siamo anche all'evento serale, in teoria con le luci, non è che c'è tanta gente con luci, neon e cose di questo tipo qui dalla statua del cavallo dorato. È freddo. Ma non è freddo per niente proprio, io sto ancora sudando, ma va bene. Ma che sudando? In realtà doveva cominciare alle 10, sono le 9:30 e qui è già pieno di gente, ma vabbè. No, le 9:15. Ok, allora Das muss sein. Oder wir stehen irgendwo hin, immer noch mit Schwarz. Schwarz ist mir immer was suchen, wo ich solche langen Haare. Siamo riusciti a firmare il logbook, perché non è che c'è più tanto spazio. Sabrina riderà perché sta facendo la foto. Abbiamo anche i braccialettini luminosi. Sabrina? Ah! Okay.